Salve ragazzoli, allora continuiamo il gameplay di Larry 3. Nell'episodio precedente Larry aveva sentito Patty che durante il sonno faceva il nome del suo ex fidanzato, un certo Adam, e lui, credendo che Patty fosse ancora innamorata di lui, ha deciso di andarsene e Patty quindi si lancia in questa avventura per cercare di ritrovare il suo amato Larry. La prima cosa da fare è di prendere questa bottiglia di vino. Se noi diamo un'occhiata, qui dice: non sarai più in grado di guardare questa suite senza pensare al tuo amato Larry. Quindi prendiamo Take Bottle, una bottiglia di vino vuota. E a questo punto dobbiamo vestirci per poter andare in giro. Ci dobbiamo vestire come una signora, come Patty. Allora, prima cosa, indossiamo il reggiseno, il nero è il tuo colore, ok. Indossiamo gli slip, a questo punto indossiamo le calze, e indossiamo l'abito. Dress. Ci mettiamo anche il vestito e siamo pronte ad andare in giro, credo. Eccoci. Tutti agghindati, possiamo procedere alla ricerca di Larry. Dentro l'ascensore andiamo al pian terreno, che in America è il piano numero 1. Musica da ascensore. Ed eccoci al piano terra. Adesso torniamo rapidamente al nostro piano bar, perché ci sono un paio di cose che dobbiamo recuperare. Se diamo un'occhiata qui, vediamo che c'è. Qui c'è una lavagna, vedete? Look, blackboard. E qualcuno ha lasciato un pennarello. Quindi prendiamo Take Marker, che è un pennarello magico. Una ragazza non sa mai quanto avrà bisogno di un po' di magia nella sua vita. Diamogli un attimo un'occhiata. Magic Marker. Ok. Non so che cosa voglia dire magico, ma penso che lo scopriremo. Qui vedete che vicino al piano c'è la ciotola delle nostre mance. Quindi prendiamo Take Tips. Ok, un po' di dollari. Comunque non hai bisogno, dice, di molti soldi. Infatti, quanti soldi abbiamo? Tips. Niente. Examine tips. Look tips. Vabbè, non ci dice quanti soldi sono, ma va bene. Adesso usciamo. Abbiamo visto che Larry si è avventurato in quello che sembrava essere un labirinto di bambù. Il cui ingresso è vicino al club Chip 'n Dale.
Prima di andare lì, però, facciamo una cosa che c'è indicata nel manuale, in cui Jungle Joe, l'esploratore, diceva che chiunque si voglia avventurare nella giungla deve portare con sé una riserva d'acqua. E quindi riempiamo la bottiglia d'acqua al lavandino. E abbiamo una bottiglia piena d'acqua che ci servirà durante la nostra esplorazione. Adesso leghiamoci al club Chip and Dale. Questa qua. Ok, eccoci al locale Chip and Dale, se diamo un'occhiata vediamo che c'è una faccia familiare che ci aspetta vicino alla porta. Infatti credo che sia lo stesso maître del locale del casino dove si esibiva Cherry. Sì, proviamo a parlarci. Talk to man. Diciamo, buonasera, potete darmi informazioni riguardo allo show? E il maître risponde: lo show di stasera è offerto al prezzo speciale di $25, che con le tasse fa $42.95. Allora noi adesso possiamo dargli le nostre mance che abbiamo recuperato per entrare. C'è anche un altro modo per convincerlo a lasciarci entrare, che però vi lascio scoprire da soli. Give tips. Sono esattamente $43. Perfetto. Ci fa entrare, ci troviamo in questo locale che è un locale molto veramente orribile, è il tipo di locale che ti piacciono. Sediamoci qua e assistiamo allo spettacolo. Signore e signore, Chip and Dale è lieto di presentare in persona per solo questa sera il primo, l'originale più grande, Dale, ovvero il proprietario, il Dale di Chip and Dale. Applausi. Che è uno spogliarellista maschile. Comincia a spogliarsi e noi dobbiamo attirare la sua attenzione e dobbiamo fare throw panties on stage, cioè lanciamo le nostre mutande sul palcoscenico. Ti togli le tue mutande e metti a posto le calze, tutto in un unico movimento fluido. Ok, non so come faccia, però fa roteare le sue mutande e le lancia. Ehi, da Dale, urli, queste sono per te. Assistiamo alla fine della performance del nostro Dale. Fa tutti questi balletti alla spaccata. Ok, non è stato fantastico? Dale se ne va recuperando le nostre brache. Questo nostro gesto sicuramente ha attirato la sua attenzione. E noi aspettiamo un altro po'. Ed eccolo che arriva. Guarda Patty, è lui, Dale, che sta arrivando qui e camminando attraverso il pubblico. Arriva, si siede vicino a noi. Dice: tu sei quella che ha lanciato lo splendido paio di mutandine verso di me, no? Mi sembri sola, vuoi un po' di compagnia? Ma, diamogli un'occhiata. Look at Dale. Ciao bello, gli dici, il mio nome è Patty, ma tu puoi chiamarmi semplicemente Pesce. Grazie Patty, lui risponde, e tu puoi chiamarmi Dale. Ok, ecco come ha fatto il nostro bellissimo, bellissimo Dale. Proviamo a parlarci, talk to Dale. E gli diciamo, c'è il modo in cui
Per attraversare il labirinto di bambù. E lui dice: tutto quello che posso dire è se non ci riesci, leggi il manuale. Quindi da qualche parte il manuale è nascosta, sono nascoste le indicazioni per attraversare questo labirinto. L'ho già guardato, credo. Di fronte a te si è seduto lo spogliarellista maschile coproprietario di Chip and Dale e dice: spero che ti possa aiutare a trovare Larry. Ok, abbiamo finito. Possiamo anche uscire. No? È stato un piacere parlare con te, Dale. Spero che tu possa trovare il tuo uomo. Ok, possiamo alzarci. Stand. È stato un piacere anche per me. Mentre si alza per farti uscire. Ok. Possiamo uscire. Che spettacolo, eh? Sì, fantastico. Ok. Adesso possiamo... Oh, madonna. Avventurarci nel labirinto di bambù. Però sarà... cosa buona e giusta, prima di fare questo, salvare. Dove ci troviamo? Ok, e qui ci sta il labirinto di bambù. Allora, prima di addentrarci, salviamo, perché qui si può morire. Andiamo qui. Salviamo. Ok, allora all'interno del manuale probabilmente da qualche parte è nascosta questa l'indicazione per uscire dal labirinto. Io non le ho trovate, quindi seguirò la soluzione. Ok. Allora, andiamo di qua. Questa intersezione dobbiamo andare a destra. Tutte le altre intersezioni portano a dei vicoli ciechi, però il tempo che abbiamo a disposizione è limitato, perché sennò moriamo di sete e quindi se ci sbagliamo siamo fregati. Dobbiamo andare I could use a good belt about now. Non so che cosa sia. Sarebbe comodo una cintura? Sto sudando peggio di un clarinettista in un bar di cowboy. Ok. Infatti vediamo che comincia a essere tutta quanta affaticata. Siamo assetati e stanchi, adesso
È arrivato il momento di bere l'acqua. Drink water. Ok, beviamo tutto quanto un litro d'acqua. E lanciamo la bottiglia di vino dove non potrà più essere trovata, e quindi l'abbiamo persa. Ok, ci siamo ripresi, però adesso dobbiamo assolutamente trovare l'uscita, perché sennò siamo fregati. Siamo vicini all'uscita, ma comunque cominciamo ad avere sete nuovamente. Qui dovrebbe esserci l'uscita. Ce l'hai fatta. Arriviamo a questo splendido luogo. Adesso però voglio salvare. Proviamo ad avvicinarci qui senza cascare. Facciamo drink water. Drink water. Drink water. Ok. Serve solo per fare dei punti, però insomma, lo facciamo lo stesso. Ok, continuiamo verso nord. Diamo un'occhiata. Ti trovi vicino al margine del burrone. Il fiume. Si piega oltre il bordo. Formando una cioè cade oltre il bordo, formando una spettacolare cascata e scomparendo nel canyon di sotto. Ok. Dovrebbe stare una roccia qui in giro. Ok. Ci
vogliamo calare giù per questo burrone. Quindi quello che possiamo fare è usare le nostre calze. Remove stockings. Togliamo le calze. Ok. E le leghiamo alla roccia. To rock. Ti togli le calze, leghi una gamba al ciglio della roccia e l'altra gamba intorno alla tua vita, e poi ti cali con cura oltre il margine del burrone. Cali oltre il lato del canyon con tutto il tuo peso che è sostenuto solo da un paio di calze usate. Come vorresti averle cambiate questa mattina? Oh no, si sono rotte le calze. Boink. Ti riprendi lentamente dalla tua dal tuo bungee jumping con le calze, quasi che ha avuto un esito quasi tragico, e provi a ricordare come hai fatto ad arrivare qui. No, per quale motivo sei qui? Ah, beh, certo, stai cercando Larry, ok? Ti rimetti in piedi, pronta per ricominciare la ricerca dell'uomo dei tuoi sogni. Ok, siamo di nuovo in piedi. Diamo un'occhiata in giro. Ok. Abbiamo fatto un buco per terra, abbiamo lasciato un buco nel terreno, piante intorno a noi. Ok. Diamo un'occhiata a quest'albero. Guardando vediamo che ci sono, che è una palma da cocco. Ok, quindi arrampichiamoci. Ok, ti arrampichi su questa forma cilindrica, che non è un'esperienza non del tutto con cui sei familiare, insomma. Saliamo su. E a questo punto possiamo prendere le noci di cocco. Coco nuts. Abbiamo recuperato due noci di cocco. Perfetto. Raccogli un paio di noci pelose, un'altra esperienza con cui sei familiare. Ok, adesso scendiamo. Adesso quello che possiamo fare è raccogliamo quest'erba. Forse quest'erba. Raccogli. Ok. Delle foglie. Probabilmente sono foglie di marijuana. Vediamo un po'. Sì, infatti è marijuana. Vergogna, Patti. Non lo sai che la marijuana è legale? È legale? Cosa pensi di farci?
c'erano le noci di coco. Ok. Però la canapa, anche la canapa indica, è utilizzata per fare delle corde. E infatti noi possiamo intrecciare queste foglie di cannabis per fare una corda. Ricordando che in origine l'uso legale della marijuana era fare corde di canapa, prendi la marijuana che hai preso e la usi per intrecciare una corda. Fortunatamente ne hai presa abbastanza così che la tua corda è leggermente più lunga della distanza fra i due cigli del burrone. Perfetto. In altre parole, il nostro piccolo Muhammad Ali ha fatto la sua dopa rope. Non capisco il gioco di parole. A questo punto ci dobbiamo mettere qui vicino al bordo e lanciare la corda. Throw rope. Move a little closer to the edge. Throw rope. Niente. Non riusciamo a farla. Ah, ci siamo riusciti a... Ok. Siamo riusciti a prendere a laccio quella roccia. Adesso noi potremmo provare a scendere, ma moriremmo. Fatemi salvare, ve lo faccio vedere. 11. Ok, quello che dobbiamo fare adesso è legare l'altro capo della corda al... quello dobbiamo fare è legare l'altro capo della corda all'albero. Tie rope to tree. Ok. Nonostante le tue precedenti esperienze con i nodi abbiano avuto sono siano state limitate agli accessori di moda. Ok. Leghi la corda alla palma più sicuramente che puoi. Adesso possiamo provare a andare lungo la corda. Climb along rope. Ok, ti aggrappi con le tue delicate dita pianista e le tue delicate gambe da pianista attorno a questa corda fatta a mano e ti muovi lungo il canyon. Ok, proviamo a attraversare questo canyon. Le tue dita si stancano rapidamente. E hai difficoltà a tenere le due ginocchia unite. Un'esperienza con cui sei familiare, nuovamente. Ma cadiamo. Se solo avessi avuto un modo per assicurarmi alla corda. Le tue mani hanno alcune abilità, ma rimanere aggrappato a una corda non è una di quelle. Allora, quindi dobbiamo fare qualche altra cosa prima di salire sulla corda. Quindi tie rope to tree. E adesso dobbiamo stracciarci il vestito. Rip dress. Rimuovi 8 pollici dall'orlo del tuo vestito, così che quando sali sulla corda avrai una specie di cintura di sicurezza. Ok, adesso possiamo rifare quello di prima. Climb
A long rope. Utilizziamo il bordo del nostro vestito come cintura di sicurezza. E quindi adesso dovremmo essere in grado di attraversare il burrone. La tua cintura di sicurezza improvvisata funziona. Pensi che potresti essere in grado di attraversare tutto quanto il burrone? Guarda questo terribile strapiombo. Sembra che ce l'abbiamo fatta stavolta. Oh, ce l'hai fatta, Patty. Ma adesso ti chiedi se c'è qualcosa che ti sei dimenticata. Naturalmente puoi sempre prendere la corda con te. Ok, no. Adesso non c'è più possibilità di tornare indietro. Va bene. Dovremmo comunque avere tutto quello che ci serve. Ok, a questo punto io direi di salvare. E per questo video può bastare così. Nel prossimo e ultimo episodio andremo a concludere il gioco e andremo a salvare Larry e vedremo come si concludono le sue avventure in questo terzo episodio della serie. È stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!